I lavoratori dello stabilimento Italcementi sono tornati a bloccare la Tiburtina questa mattina a Scafa per protestare contro la chiusura annunciata dall'azienda per il 31 gennaio 2014. Per non penalizzare troppo il traffico, i manifestanti hanno attraversato la statale in blocchi di un paio di minuti l'uno dall'altro. A loro fianco anche i sindaci del bacino minerario insieme alla provincia di Pescara. Proprio il presidente Guerino Testa e il vicepresidente della regione Alfredo Castiglione avevano inviato nei giorni scorsi una lettera al governo chiedendo un incontro urgente per affrontare la vertenza prima del 10 settembre, data in cui dovrebbe essere discussa la modifica della cassa integrazione da ristrutturazione aziendale a cessazione dell'attività. In una nota, infatti, la Italcementi spiega che la chiusura dell'impianto di Scafa dipende dal perdurare delle condizioni del mercato del cemento in Italia, che registrano un volume di vendite più che dimezzato rispetto a 7 anni fa. Ma lavoratori, sindacati e sindaci sono pronti a tutto per evitare la chiusura del sito dopo 150 anni. Massimo Di Giovanni, CGL Pescara. La cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzata dal Ministero è per ristrutturazione, non per cessazione dell'attività. L'azienda invece ribadisce di voler cambiare il piano, quindi quegli accordi sottoscritti. I lavoratori naturalmente non sono d'accordo perché qui ci sarebbero qualcosa come 120 famiglie che rimarrebbero nel lastrico. Non ci fermeremo qui, ha aggiunto Lucio Girinelli della Filca CISL. Siamo disposti ad arrivare fino alla sede della Italcementi a Bergamo. Andremo a Roma e in ultima istanza e con estrema forza a Bergamo sotto la sede della Italcementi, perché la Italcementi deve rispettare il piano di ristrutturazione messo in piedi con noi sindacati, con il Ministro del Lavoro e con tutta la politica nazionale del 14 gennaio scorso. Polemico il sindaco di Scafa, Maurizio Giancola, per i silenzi sospetti dei politici locali. La cosa ci insospettisce perché temiamo che la chiusura di Scafa vada al di là delle regole del mercato, della crisi del mattone. Si vogliono invece favorire speculatori in paesi vicini. Vedi Bussi, vedi bonifica, vedi realizzazione del nuovo cementificio. Chiudere lo stabilimento, aggiunge Giancola, sarebbe una mortificazione per l'intero territorio, soprattutto dopo i problemi ambientali creati. Forse un maggior rispetto per il territorio e per gli abitanti della zona era necessario. Dovevano essere tenute in maggior considerazione le necessità economiche, valorizzando la Sama, che è stata invece sminuita, che è stata svuotata sia in termini di unità lavorative sia in termini di investimenti. La Sama, che comunque produce derivati dell'asfalto, che hanno mercato. La Sama ha un ordine di 35.000 metri quadri di mattonelle d'asfalto a cura delle ferrovie dello Stato, e adesso, nonostante quest'ordine, deve chiudere insieme al cementificio. È un'assurdità che è al di fuori di qualsiasi logica di mercato. Proprio nel corso della manifestazione, il presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa, ha annunciato che il ministro Gaetano Quagliariello incontrerà istituzioni e sindacati a Roma il prossimo 5 settembre per discutere della vertenza. Al tavolo romano sarà portato un documento unitario nel quale si chiederà all'azienda il rispetto degli accordi nazionali sottoscritti il 14 gennaio scorso e accettati dalle parti sindacali.